Dopo oltre 25 anni a Massa Macinaia si torna a respirare aria di ciclismo. Domenica prossima si svolgerà infatti il primo Memorial Oriano Franceschini, anche nel ricordo di Francesco Lombardi, detto Fangio. La gara è organizzata dall'Unione Ciclistica Lucchese del presidente Ernesto Bianchi e avrà nelle vesti di direttore di corsa Stefano Bendinelli assieme ad Antonio Ghilardi. La partenza al mattino con alle 9.30 con la categoria esordienti di primo anno e alle 11 per quanto riguarda il secondo anno. Si assegneranno le maglie di campione provinciale che al termine il presidente del comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana Gianfranco Battaglia farà vestire naturalmente al primo corridore lucchese che ha tagliato il traguardo. Oltre 200 i ciclisti iscritti provenienti oltre che dalla Toscana anche da Umbria, Lombardia e pensate persino dalla Puglia. Si profila quindi un vero successo di partecipazione per Massa Macinaia che ha grande passione per il mondo del pedale ma che era dai tempi del circuito degli assi riservato ai professionisti e parliamo di diversi lustri fa che non proponeva una gara ciclistica. Le operazioni preliminari si svolgeranno presso la Norcineria Giometti, davanti alla cui sede ci sarà anche l'arrivo. Grande soddisfazione per gli organizzatori nel vedere una gara alla prima edizione con un numero così elevato di corridori e soprattutto grande attesa per Edoardo Cipollini che con i suoi brillanti risultati è stato alla fine il vero artefice del ritorno di tanto ritrovato entusiasmo per il ciclismo a Massa Macinaia.